In diretta dalla Biblioteca Nazionale di Roma, nello spazio Book Sprint Edizioni, è con noi Fabio Manetti, Ma Manetti, Manenti. Dire Fabio Manenti, ciao, benvenuto Fabio. Grazie. Le mie poesie, versi di versi. versi. Perché poi versi diversi? Eh, <ride> perché ho voluto dare una libera interpretazione, versi di, uno va a pensare quello che vuole, diversi. <ride> io voglio essere diverso. Vuoi essere diverso. Eh, del resto tu per una vita intera, tra l'altro mi dicevi, ho fatto tante cose, ho, mm. ho spesso cambiato lavoro, perché bisogna un po' diversificare. Sì, no? sì, sì, ho cambiato tantissimi lavori, dal macellaio al massaggiatore al bar, ho lavorato nelle discoteche eh. e adesso come ultimo lavoro in un centro commerciale come venditore. Quindi insomma, mai, mai annoiarsi, mai perdere no, no, tempo. No, no, no. E tra l'altro soprattutto mai perdere esatto. tempo. Una delle, mh, mh, sicuramente uno degli argomenti sui quali tu ti basi per le tue poesie è proprio questo, non rimandare a poi quello che puoi fare sì, adesso. Perché io ho sempre fatto così, ho sempre rimandato pensando, rimuginando e invece eh, bisogna vivere la vita, bisogna vivere in questo momento, nel momento in cui sei, fare. E proprio in questo momento, ma in generale in questi momenti tu provi sempre non so, delle sensazioni, delle emozioni particolari dalle quali poi derivano le tue poesie, i tuoi versi. Sì, io cerco, nel momento che io scrivo, cerco di fare delle fotografie e praticamente descrivere questa fotografia, per cui le emozioni che in quel momento mi sta dando. Infatti adesso magari ho un'emozione, dopo un paio di edizioni, dopo un paio di giorni, ho un'altra emozione e cambio la maniera di scrivere. Allora cerco proprio di fotografare in quel momento quello che io voglio esprimere. Questo è ciò che tu fai già da quando eri ragazzino? Sì, praticamente ho iniziato alle superiori a scrivere perché io vivevo tranquillamente, studiavo, andavo in giro con gli amici, mi divertivo anche magari anche andando in discoteca e così via. Però c'era un momento in cui io mi tiravo in parte e ho, ho iniziato a scrivere, ho iniziato a scrivere così di getto quello che pensavo Volevo scriverlo molto velocemente, altrimenti perdevo quell'attimo e perdevo la poesia. E in questo modo ti isolavi anche un po'. Sì, spesso e volentieri, mi sono isolato. Mi sono isolato perché volevo trovare un mio mondo, un mondo dove scrivere e cercare di emozionarmi ed emozionare. Infatti ho iniziato a scrivere così per me, dopodiché facendo rileggere a degli amici o delle amiche. Quello che dicevo, oh, caspita, ma sai che anch'io in questo momento qua lo rivedo così nella stessa maniera e allora ho, ho sempre fatto di più, cercando di migliorarmi e di esprimere cose diverse. Sono cambiate le cose che stimolavano e ispiravano le tue poesie nell'arco del tempo, da quando eri ragazzino ad oggi, che sei un uomo? Sì, magari inizialmente con le difficoltà delle vite, un ragazzo giovane, un po' più pessimista e così via, invece adesso avendo trovato anche l'amore, ho trovato anche praticamente scrivere sopra l'amore, sopra il tempo, sopra Dio, sopra le cose che succedono tutti i giorni, cercare di buttarle giù, diciamo, sopra un foglio di carta, che non è facile, è difficile cercare di immedesimarmi in quel momento e buttarlo, scriverlo velocemente. Infatti ti dico un aneddoto, io tante volte scrivevo, ma il mio pensiero era troppo veloce. Allora cosa succedeva? Ho detto, devo diventare più veloce. Allora mi sono preso un microfono digitale, andavo in macchina, iniziavo a parlare velocemente, a scrivere, a, a, a dire, a dire delle cose molto velocemente. Quando andavo in casa, dopo, mi mettevo giù e le riscrivevo. Infatti però nel momento che le riscrivevo, già il mio stato d'animo era cambiato. E allora cercavo di, di cambiarle, però siccome ho sempre voluto scrivere di getto, allora cercavo di rimettere quello che avevo pensato, anche se è un po' difficile, perché alcune volte magari mi sono un po' bloccato anch'io in quel momento lì che lo scrivevo, però penso di aver fatto qualcosa di, di bello. La poesia è un vero e proprio attimo fuggente, potremmo dire. Sì, secondo me un po' è un evadere, è un evadere dalla mondanità di tutti i giorni cercare di estraniarmi dai fatti che succedono, perché tante volte i fatti possono essere non belli e allora tu cerchi un rifugio, un rifugio che secondo me deve riportarti sempre alla felicità. Infatti ci sono momenti in cui magari della vita non sono molto belli, ma io cerco sempre di riportarli verso la felicità. Infatti anche nella mia scrittura tante volte ci sono dei momenti brutti e però in fondo do sempre quella speranza, che secondo me dovrebbe essere giusto così. Che tutti devono avere una speranza. Eh, parli per l'appunto di attimi fuggenti, della felicità, della speranza, di Dio, ma anche della morte. Sì, la morte, perché comunque la morte è di tutti i giorni. La morte, che secondo me non è una fine, ma un inizio, perché io credo in Dio. quindi dopo qui credo in un attimo, in una vita futura. Però... Nel momento la vita e la morte è triste. Se penso al futuro può, essere, può diventare una liberazione. Ecco qua. Hai voglia di leggere una poesia? Anzi guarda, dicevo proprio questo libro perché prima ne abbiamo scelta una insieme, ne abbiamo vista qualcuna che, che piaceva sì, a te, che piaceva sono, a me in particolar modo, e qualc... ne abbiamo scelta una. Allora, notte stellata. Perché questa notte... Altre stelle cadranno, molte speranze si avvereranno, altre svaniranno, come stelle senza sapere il loro arrivo. Non permettere al tuo giudice di condannarti senza una vera ragione, non permettere a nessuno di spegnere la tua stella. Questa, quella, l'altra, un'altra ancora, non dovranno cadere, non dovranno scivolare nella più buia parte dello spazio, non permettiamolo. Combattiamo, combatti tu e ancora tu non spegnere nessuna stella, tutto dovrà essere illuminato, tutto dovrà luccicare anche se per una di queste notti altre stelle cadranno. Le poesie, secondo te, alle volte sono anche un po' magari ermetiche in modo da essere di libera interpretazione? Sì, perché adesso in questo momento io posso dare un'interpretazione mm -hmm. magari negativa il giorno dopo, in un altro momento, così via, dai un'interpretazione non così negativa, magari dai un, una speranza, un, un, qualcosa di diverso. Tu stesso le rileggi e magari le vedi in modo diverso? Io... O rivivi la stessa emozione? No, io magari adesso la sto rileggendo e ho un'emozione. La rileggo dopo un paio di giorni, sono diversi di stato d'animo e... allora un altro tipo di emozione. Infatti tante volte io mentre scrivevo, e dopodiché, dopo quei giorni la rileggevo, e dicevo, no, ma qua però potrei scrivere così. Alcune volte l'ho corretta, altre volte, siccome sono testardo, io dico, no, deve essere una poesia di getto, se ho voluto scrivere così, era perché avevo il momento, volevo esprimermi così, e allora l'ho lasciata di nuovo così. E l'hai fatto bene, continui a scrivere tanto, immagino, vero? Con che frequenza scrivi di solito? Guardi, ah, ultimamente perché perché come tutti lavoriamo, per cui magari un po' di meno, uh -huh. però una volta in tre o quattro giorni non è che io mi metto a scrivere, io devo scrivere, devo scrivermi perché è, quel, è, que è quella pausa che serve a me per interiori interiorizzarmi e così dopo poter essere diverso, essere un po' più completo, essere più libero, essere più felice. A chi vuoi dedicare il libro? Il mio libro lo dedico prima di tutto alla mia amorosa, Caterina Ferrari, che mi ha aiutato per la realizzazione del libro perché lei mi ha detto, ma sono belle, ma perché devi tenerti solo per te queste cose qua? Diamole anche ad altre persone la possibilità di leggerle. E allora ho detto, no, 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 no. Dopodiché un giorno è uscito con una frase, mi fa, ma se puoi rendere felice qualcuno, perché non puoi farlo? E allora ha trovato quella scintilla. Che ha fatto sì che ho detto sì, va bene, lo faccio. E quindi per cui, principalmente grazie alla mia amorosa Caterina e dopo anche alla mia famiglia, per cui anche lei mi ha sempre detto dai, ma pare sono belle e così via. Siamo un po' una famiglia di artisti, c'ho cioè mio cugino che è un cantante, uh -huh. sono io che sono scrittore, un altro che è musicista, ecco perché ognuno ha un po' del suo. E grazie anche a te Fabio Manenti per essere stato qui con noi. Le mie, le mie poesie, versi diversi. Grazie.